Quello che ha detto Christian, la persona di prima, è in una fase successiva, cioè nel momento in cui questa è la casa di tutti e va organizzata, cioè è in una fase di... cioè, si valutano quelle che sono le esigenze. Ti posso dire che questa esperienza è già stata tentata ed è stata abbandonata perché il consumatore internet normalmente non va dentro il sito per casseggiare, non mi ricordavo. Per gigionare, ok? Va perché cerca qualcosa di preciso che magari gli ha suggerito il motore, e quindi va a cercare qualcosa di specifico. Non ha tempo da perdere per visionare la galleria dell'ipercoop, cioè va perché cerca o un contenuto specifico, e questo è il ruolo dei content management, cioè chi va cercando un'informazione trova invece un prodotto perché è correlato a quell'informazione, oppure perché specificatamente cerca una risposta. Da questo punto di vista, qui, da qua bisogna passare, non c'è alternativa, eh. I magazzini sono pieni di robaccia, o perché è vecchia, o perché non c'è un sistema adeguato per venderla. Chi lavora da analista in questo settore riconosce che il metodo di vendita che stiamo utilizzando adesso è superato, è vecchio, la gente è stanca anche di vedere la tipologia di vendita che stiamo proponendo oramai da tutte le parti. Conosco un ragazzo estremamente creativo, molto bravo, intelligente, è un artista, vive facendo l'orientatore di opinioni. Non so se sapete cos'è l'orientatore di opinioni. La pubblicità sul web non si fa in maniera normale. Il suo mestiere, e lo fa di notte, è frequentare i blog, i forum e queste robe qua, e parlare bene di certi prodotti su un forum. Vado a mettere una domanda, porca miseria, c'ho Windows Vista che non mi sta andando per questo motivo, e quello ti dice: ma per forza devi usare Linux versione tal dei tali, vedrai che ti risolve i problemi. Lui lo fa in un settore molto specifico che è la moda, quindi è un settore particolarmente anche adatto a questo tipo di impostazione. Però gli analisti ancora non riescono a capire come sfruttare la tecnologia. Cioè non hanno ancora capito come il mezzo possa essere utilizzato per la promozione dei prodotti in pieno. Fino al 2003 era importante esserci perché contava se uno c'aveva l'immagine. Oggi conta invece utilizzare il mezzo per promuoversi. Uno da solo non ce la fa. Non Che dite? Io no, ovviamente è stato un piacere innanzitutto avervi. Credo che abbiamo affrontato gli argomenti che abbiamo affrontato in maniera abbastanza diretta, proprio cogliendone gli aspetti che interessano di più le vostre imprese, che sono l'aspetto pratico di come riuscire a utilizzarlo, siccome riuscire a fare affari. Il ventaglio delle proposte presentato mi è sembrato che fossero delle proposte che hanno un indice di qualità elevato. Non l'ha sottolineato prima Marco Piva nel suo intervento, però la Regione Emilia-Romagna, attraverso questo piano telematico, l'EPIDA, e a tutti i servizi privati che ci sono, è una delle regioni all'avanguardia in Europa per quanto riguarda la digitalizzazione del territorio. Quindi siamo all'avanguardia. Chiedevo prima anche a Mario se c'era una cosa simile nelle Marche, e a lui non risulta che ci sia. E questo tipo di rete, cosa ci ha invogliato a fare come sistema di imprese, come CNA? A sfruttarlo. Cioè, è un peccato, veramente un peccato, che un sistema di imprese che ha una dotazione tecnologica così importante, mancante in altri territori, cioè è un, come dicono adesso quelli che fingono di sapere inglese, un plus o un plus, come dicono i latini, di un territorio che non venga utilizzato appieno. Allora, quello che CNA intende fare, e questo era lo scopo di oggi, è cominciare ad inanellare una serie di appuntamenti per le imprese per sfruttare questa tecnologia, per sfruttare la capacità che hanno di produrre insieme.
quando abbiamo cominciato a parlare di questo portale, di queste cose, dicevamo, vabbè, abbiamo quasi 6.000 aziende associate, ma io non riesco a vederle tutte. Come facciamo a vederle? Questo è uno dei modi per far vedere attraverso i prodotti, attraverso i servizi delle nostre aziende, queste 6.000 aziende, farle conoscere al mondo esterno, farle dialogare, farle interagire tra di loro, farle utilizzare le nuove opportunità che ci sono. L'ultimo elemento, e poi chiudo, prima di dirvi che faremo degli altri appuntamenti su altre idee che abbiamo. Per quanto riguarda l'autunno, faremo un incontro sulla telefonia VoIP, e poi ne faremo un altro sulla archiviazione documentale, tutti processi che tendono a rendere maggiormente efficienti le nostre aziende e a renderle anche maggiormente competitive. Dicevo, volevo concludere con una frase che mi ha rimandato indietro ad una mail Marco Zeppa, che è qua in aula e che è un collega della CNA di Pesaro, e che riporta una frase di Walter Scavolini, che è quello produttore di cucine che voi conoscete, marchigiano, che dice che l'abbiamo messo nel nostro invito, cioè che durante le crisi bisognerebbe reagire anziché star fermi, che dice che le crisi sono come una valanga: se ti muovi puoi evitarla, se stai fermo ti sommerge. Ecco, questo era il segnale che abbiamo voluto dare, cioè cerchiamo, anche se la congiuntura è quella che noi conosciamo, comunque di lavorare ugualmente e di crearci le prospettive per quando ci sarà la ripresa economica, per farci trovare come imprese maggiormente preparate, maggiormente competitive rispetto alle nuove sfide. Grazie a tutti.